mi faccia credere. Poi anche lei, lo so, è una persona che non credevo mai di conoscere di persona. È gentile, allora perché, facciamo. No, ma davvero, vada, vada, lei non si rende conto, perché mi rappresenta... I miei figli la conoscono. Lei invece va vestita anche di ben altro, come vedete questo bellissimo vestito con queste rose, questi fiori, di ottimo gusto. Grazie. Molto bello. Pensi che mi sto facendo adesso un divano con qualche cosa che dovete ammirare la Susanna, quanto è carina. Allora. Sei simpatico. Sì, ecco, allora. Io so che c'è stira mira, che serve perché non ci sia nessuna assolutamente piega, riga o cose di questo genere. Dovete stirare, come vedete appunto Susanna che vi sa vedere. Con il ferro da stiro magari Susanna è meglio. Ursale potrebbe andare bene, ma non è esatto. Guardi che lei lo sa il nome. Me lo dica preciso. È una... Una... Una filiale. Da far vedere ai nostri ascoltatori. Ecco, è la prima volta che abbiamo la possibilità di farlo vedere, sempre che non lo spacchino perché l'hanno fatto cadere per l'emozione. Ecco, Susanna, cosa mi hai combinato? Sono le rotelline che hai fatto cadere non l'apparecchio. Lubrificarle. Ecco, come vedete l'apparecchio ha toccato di nuovo. Stava proprio sfortunato, sono incidenti che succedono nelle trasmissioni. Cara sì, Susanna, stiamo facendo una figuraccia qui e mi sembra che questo apparecchio non funzioni. E va bene, lasciamo le cose come stanno. Chiediamo scusa alla CIMAC, ma noi dobbiamo andare avanti con la nostra professione. Allora, vediamo se possiamo tirarlo su. Dai, vediamo. Dai, forza. Eccoli, brava. Guardate che questo in casa vostra non succede. Penso che veramente non è il caso di metterlo in funzione. Ecco, tienlo prima che caschi, per favore. Perché purtroppo si vede che hanno rotto una rotellina nel trasportarlo e allora questa è la ragione per la quale è caduto. Però, mi raccomando, andatelo a vedere in uno dei negozi dove vi presentano...